All'ospedale di Agrigento è stato acquistato, ma non ancora attivato, il tunnel di sanificazione anti-Covid, sit-in dei lavoratori del 118 insieme alla CISL. Vediamo gli interventi. Vogliamo capire la motivazione che dopo quasi 2 anni della pandemia ancora il tunnel non è attivo, con tutto ciò che il tunnel è fermo sopra alle spalle nostre non funzionante e siamo in condizioni pessime, neanche al terzo mondo. Vogliamo capire perché ancora non è partita la sanificazione, anche per tutelare dei colleghi che lavorano sopra l'ambulanza. Ecco, quali sono le condizioni in cui operate voi in mancanza di questo Niente, tunnel? all'aperto, noi sanifichiamo all'aperto, se piove c'è freddo, c'è acqua, se c'è caldo c'è problema, non c'è né la svestizione, non c'è un'area di attesa. Vogliamo capire perché a Caltanissetta, a 40 km, funziona perfettamente il tunnel di sanificazione, a Gela, qua da Agrigento. Promesse, 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 domani, dopodomani, pompa magna e ringraziamenti, ma siamo sempre fermi allo start. Voi rischiate praticamente di Di prendere essere. la pandemia e portarla a casa delle persone, in poche parole, perché non abbiamo un percorso sicuro, nessuno ci tutela. Abbiamo fatto più di una richiesta all'ASP, le motivazioni, e dicono sempre stiamo provvedendo, quindi non so qual è la motivazione, vorremmo capire, come operatori. In un primo momento era stato assicurato che il tunnel poteva entrare in funzione. Sin dal febbraio, fine febbraio, marzo del 2021. Però poi per una serie di problemi, a quanto pare tecnici, perché di fatto una risposta formale ancora non l'abbiamo ricevuta, ci sono state date tutta una serie di motivazioni generiche e promesse di installazione. Avevamo chiesto, la motivazione pare che ci siano dei contatti tra l'azienda sanitaria, perché comunque a garantire presidi di sanificazione, in relazione a una determina assessoriale, appunto dell'assessorato della sanità, deve essere, l'ASP. Chiediamo semplicemente che ci dicano innanzitutto i motivi che bloccano questo tunnel, che qui avere un presidio acquistato e non utilizzato e lasciare questi operatori sanitari in queste condizioni che sono sotto gli occhi di tutti, non è in una crisi pandemica e con l'autunno alle porte, ci pare del tutto assurdo. Dateci le motivazioni, fateci capire qual è il problema e magari possiamo anche dare delle giustificazioni a quei lavoratori che giustamente ci chiedono il motivo del perché sono costretti a sanificare in queste condizioni. Ripeto, un percorso di sanificazione che può esistere in ragione di normalità e temporaneità, ma non per periodi così lunghi, e tra l'altro senza capire qual è la data entro cui potrà entrare in funzione. Come responsabile dei lavoratori, della sicurezza dei lavoratori, mi tocca dire che in queste condizioni è al di fuori di qualsiasi legge sulla protezione e sicurezza. I nostri lavoratori si adoperano rischiando di prendere e portare a casa della gente, a casa dei propri familiari, il Covid, questa pandemia. L'azienda ospedaliera non si preoccupa minimamente, però noi come SEUS, se l'azienda non provvede, dovrebbe essere la nostra azienda a tutelare noi stessi lavoratori. Quindi chiediamo anche al nostro RSPP, alla nostra azienda, al nostro direttore generale, di trovare una soluzione a questa problematica che persiste da diversi mesi.